Gli ingredienti per questa ricetta sono 350 g di gelato al pistacchio, 300 g di gelato fior di latte, 400 g di gelato lampone e fragola, 30 g di gocce di cioccolato, colori alimentari in pasta. Inizio la preparazione foderando una ciotola da 1,5 litri con la pellicola trasparente. Creo tutto intorno uno strato di gelato al pistacchio, spesso circa un centimetro. Livello per bene con il dorso del cucchiaio. Lascio riposare nel freezer per circa 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, creo un altro strato uniforme, spesso circa un centimetro, con il gelato fior di latte. Rimetto nel freezer per altri 30 minuti. Nel frattempo incorporo al gelato lampone e fragole le gocce di cioccolato. Verso al centro e livello per bene. Lascio riposare in freezer per circa un'ora. Trascorso il tempo necessario, posiziono la torta sul piatto da portata, rimuovo la ciotola e la pellicola. Per un effetto similare, decoro la superficie con delle striature di colore. Se volete sbizzarrirvi e fare una torta simpatica, ecco un'idea divertente, colorata e sfiziosa. Torta gelato finta anguria. Volete favorire? Un abbraccio, miei cari amici, alla prossima ricetta!